Zancanaro si è arrivato in corsa in questa stagione con il CUS Molise e oggi vi trovate a preparare questa finale playoff, un obiettivo che è sicuramente alla portata della squadra. Certamente nel mercato a febbraio, fine mercato febbraio, quando la società, il mister e il presidente mi hanno contattato per venire qua, il nostro obiettivo era questo di puntare più in alto possibile, di arrivare in condizione del playoff, di fare bene. Abbiamo dimostrato sabato che abbiamo le carte in regola per giocarcela con qualsiasi squadra, quindi siamo contenti di aver passato questo turno. Per te che sei abituato a giocare queste gare decisive, ma come si affronta una partita così importante? Perché poi alla fine sarà anche una gara secca, quindi dentro o fuori? Sì, al di là dell'esperienza su queste partite, il discorso dobbiamo stare sempre tranquilli e non deve pesare il discorso che è una partita da dentro o fuori, deve pesare che la squadra deve entrare concentrata dal primo all'ultimo momento, fare quello che alleneremo, che metteremo in pratica durante la settimana per arrivare preparati per questa gara così importante. Poi, sai, i dettagli alla fine possono decidere la gara come quella di sabato e per questo ci prepariamo bene in settimana per arrivare veramente preparati, per dare il nostro contributo e portare il CUS il più alto possibile. Per quanto riguarda il campionato che hai affrontato, che torneo hai trovato, anche sotto un punto di vista tecnico, che livello hai trovato? No, ho trovato un torneo di una qualità veramente alta, anche se posso dire che sono arrivato, mancavano 4 partite, quindi non è che ho potuto godere di tutto il campionato e conoscere tutte le squadre. Per fargli esempio, il Cobaio non l'ho affrontato nemmeno una volta quest'anno, quindi, però sappiamo della qualità dei giocatori che stanno dall'altra parte e quindi veramente dobbiamo prepararla bene e arrivare con le molle al posto giusto per poter dire la nostra.